Salve amici, la bella signora a mio fianco è Vatna, io sono Yokul. Vatna e Yokul, siamo una coppia inseparabile. Viviamo in Islanda da 20 milioni di anni, cioè da quando quest'isola è spuntata dal mare, nata dallo scontro tra la zolla eurasiatica e quella americana. Il punto dove si uniscono i due continenti è qui, nella grande fessura che corre per tutta l'isola, da nord a sud. È uno dei pochissimi punti al mondo dove si può vedere in superficie l'incontro delle due zolle. Potete farci anche una passeggiata in mezzo, in tutta tranquillità. Questa è l'isola vulcanica più grande della Terra, ha le dimensioni dell'Italia settentrionale e non sta ferma un minuto. Continua a muoversi alla folle velocità di 8 cm all'anno. Ovunque vi sono antichi vulcani, pacifici e tranquilli, ma capita che qualche vulcano giovane improvvisamente si sveglia e si mette a fare baldoria. Guardatevi intorno, siete circondati da caratteristici e rilassanti paesaggi, ma improvvisamente qui tutto può cambiare. State a sentire. Nel 1783 una grande eruzione ha riempito il cielo di anidride solforosa, causando in tutta Europa una breve era glaciale. Si sono gelati tutti i fiumi dell'Inghilterra e pensate che nella lontana Italia si era ghiacciato persino il lago di Garda. Nel 1963 però l'Islanda ne ha combinato una di giusta. Ha spinto su da sotto il mare un nuovo vulcano ed ha costruito così una nuovissima isola, Sursey. Queste eruzioni però sono una pacchia per gli studiosi, che possono vedere da zero il ripartire della vita vegetale ed animale. Sulla nera lava arrivano prima i batteri, seguono alghe e licheni, via via fino alla completa colonizzazione. Ogni anno in questa isoletta arrivano 5 nuove specie di piante portate dal mare, dal vento e dagli animali. Nel 1973 nell'isola di Heimae una grande colata di lava ha travolto anche le case ed è stata fermata a pochi metri dal porto da coraggiosi uomini che hanno gettato fiumi di acqua sulla lava incandescente. Nel 2010 il vulcano Eyjafjallajökull ha un po' esagerato, distruggendo e rovinando con le sue polveri belle fattorie, provocando inondazioni che travolgono ponti e strade. Ha disturbato mezzo mondo con le sue polveri e bloccato anche i voli degli aerei. L'Islanda ha il sangue vivo nelle vene ed ecco solfatare, soffioni e vapori che escono dal sottosuolo. Qui sembra di essere nell'anticamera dell'inferno, manca solo che qualche diavolo spunti da sottoterra con la sua forca. Gli islandesi sfruttano questo per riscaldare le case e le serre, per produrre energia elettrica e fare anche il bagno, che fa bene alla salute e alla bellezza della pelle. Qui potete fare una doccia, ma c'è un problema. L'acqua in questi potenti geyser esce ad oltre 100 gradi. Il geyser funziona ad intermittenza. Prima si vede la bolla e poi spara in alto il getto. È un vero divertimento. Nei ghiacciai si può fare nordwalking. Pensate che il più grande è vasto come la regione Umbria, con dei seracchi enormi e spettacolari, sembra di essere nella catena dell'Himalaya. Sono ghiacciai eterni, però anche loro si restringono a causa del riscaldamento del pianeta. E non riescono a stare fermi, pensate che si muovono alla velocità di 60 cm al giorno. Finiscono formando un lago, oppure si allungano in lunghe lingue di ghiaccio verso la pianura. Se amate il brivido, fatevi una doccia qui, nelle fresche cascate originate dallo scioglimento dei ghiacciai. Sono cascate potenti e spettacolari, larghe, alte, basse o strette.
Una cascata addirittura non arriva da un fiume, ma compare misteriosamente dal nulla.